E salve a tutti ragazzi e bentornati qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle, versione global per l'evento dei 300 milioni di download, secondo video pool, questa volta su Cell. Ancora con me la mia ragazza Chiara, qui con me a portarci fortuna. La volta scorsa ragazzi, non so se avete recuperato il video, se mai recuperatelo qua sotto nella descrizione vi lascio il link. Il video scorso abbiamo fatto il giro completo, quello scontato sulla batch di Gohan signori. Quindi quest'oggi andiamo a pullare fieramente con oltre 400 stone sulla batch di Cell LR, signori, qui andremo a fare il solito giro scontato. Quindi 4 summon in questo video, sputato tantissimo, andato visto la fuori dalla finestra. Credo che in cam si rivede in editing, farò vedere proprio tipo lo shuttle SpaceX che parte. Comunque, andiamo nello scouter a vedere quali sono i personaggi che ci interessano. Ovviamente il Cell LR che sì, mi piace, però in che team lo metto? Non ho un team Android, non ho niente. Sarebbe un Mugolo. Cioè, il team Android. Ho il leader C17, basta, non c'è nessun altro. È vuoto, quel team è vuoto. Ho il C16 della base, quella di Super Dragon Note, di Dragon Ball Z Fighters. Invece te ti la Comunque abbiamo Cell, forma perfetta, che si evolve ovviamente in perfetto, in perfect Cell, Cell perfetto. E questo ragazzi è ottimo, veramente un ottimo personaggio e sarebbe veramente da mettere in un team, sicuramente. Purtroppo se dovremmo andare a prendere lui dovremmo metterci in testa di creare un team Android che per il momento non ne abbiamo veramente, manco l'ombra. Comunque, prossimo personaggio abbiamo il Best Buddy, ovviamente, di Cell. Qui abbiamo tutti quanti Cell Junior, che finora erano... Una marea di mini Cell. Finora questi Cell Junior erano delle merde. Questa è, diciamo, la prima volta che vediamo di Cell Junior con i controcones, insomma, vero. Comunque, prossimo personaggio abbiamo anche il Majin Buu, quello che si evolve, Transforming Buu praticamente, che va sia ad Ultimate Gohan, qua, sia a Majin Buu Gotenks e a Piccolo Buu. Praticamente lui praticamente si trasforma in tutti quanti. Tutti. E questo comunque è buono per la sua lead. Sono uscito, ho fatto lo stronzo. Gli altri non ti interessavano. Gli altri, in effetti, un po'. Non so, ma qui c'è perché non me lo ricordo neanche. Scusa, da una parte abbiamo Gogeta, dall'altra parte abbiamo Broly. Cioè, lui è uscito prima di me. Broly. Questo ragazzo qui c'è anche ad Ability Free, fa i buchi. Lo portiamo ad Ability. Il Devasto è uno dei personaggi che lavora meglio anche da solo, proprio senza i link di nessuno. Cioè, sempre a massimo chi. Prossimo personaggio abbiamo anche il Freezer Evo, che me l'hai preso te durante il quarto anniversario, quindi portarlo ad Ability, non serve mai. Però quasi tutto t'ho preso io, se continui a dire l'hai preso. In effetti no, ho fatto una sega. Ho preso soltanto l'LR di Vegeta, quindi penso che possa fare par condicio, insomma, davvero. Black Hint, ottimo, potrei portarlo ad Ability 1, perché ad Ability Free diciamo che è lento. È una merdina quasi ad Ability Free, ma ad Ability dice... E si carica col tempo. Più comincia a tirare gli schiaffi, avanti. Okay, capito, però comunque non è male perché è un bel tank. E comunque vabbè. Poi abbiamo anche il trollino Black Fisico, che comunque lui potrebbe comunque servire, magari nel tempo Tara per qualche variante. Black Rosé, anzi, STR, buono. E poi abbiamo tutti quanti i trollini di Cell, ragazzi, perché questi dice sono davvero una marea di Cell. Siamo Cell e mi caga addosso. Ragazzi, direi di partire con questa summon, multi summon, 4 giri, ovviamente un giro solo, 4 summon, multi summon su Cell e parte Chiara, signori. Quindi no, prima e tre prima sono io. Partita io, ora parti te. Perché noi stiamo registrando questi video uno dopo l'altro, quindi io sto già piangendo per i video di prima. Non voglio spoilerare. Però vabbè, andiamo con questa ti prima multi summon. Ricordo che abbiamo preso un bel Vegeta. No, ora non mi vanno più a vedere il video perché già lo sanno. Allora, signori, andiamo con la prima multi summon su Cell. Siamo partiti, ragazzi. Andiamo a vedere qual è l'animazione fiera che Dokkan ci. Gohan e Tien e Yaotsu. Chi c'era l'altra volta? Mi sembra. Potrebbe essere simile. Ok, andiamo a vedere comunque. Warida! Warida! È banner, signori, ragazzi. Cell LR. Penso io in due soltanto, peccato. Rosé, lo volevo? Vabbè, spero, sicuramente è per lui. E vabbè ragazzi, finalmente anche questo personaggio lo portiamo nei nostri deck. Dobbiamo creare un team anche per lui, sicuramente un Extreme lo posso creare, un Rainbow Extreme, comunque vabbè.
Vai. Prossimo personaggio, io penso ormai, cioè... Metto, guarda, già è capitato uno di Android. Questo è bello, questo manco va, andrebbe, manco va SSR. Comunque, beh, penso che ormai l'Uarida sia per Rosé. Starless, grande scimmia, grande! Ok, un altro SSR in questa patch. Questa summon. Freezer. Prossimo PG, abbiamo Zarbon. Ok, lui nella sua forma più bella. Nella sua forma veramente bellissima. Tanta roba. Porca miseria, lui è uno dei personaggi più fake. Quando appare lui sembra quasi un fake out. Poi ti spiego cosa sono. Quando fa finta di apparire invece appare. Sì, invece appare un altro, lo so. Perché so scema, E questo è uno di quelli che mi appare più spesso, Lo giro? Sì, è proprio sì. Lui. Mi sa che ormai si va fino a GSSR. Ok, Zamasu. SR. E ok, Bu. Quanti personaggi sono in questa multisummon? E Vegeta di nuovo, anche lui di nuovo a rovinare le summon. È dappertutto, anche lui dappertutto. C'era nel quarto anniversario, c'era anche qui. Comunque, oh, ragazzi, come prima multi, diciamo che non è troppo male. Quindi comunque, dai, Rosé come prima summon non è malissimo, personaggio abbastanza vecchiotto, ma comunque noi lo accettiamo. Partiamo con la seconda, 40 stone. Tocca a Chiara stavolta, lei c'ha più fortuna di me, raga. Speriamo. Lei ha più fortuna. Io magari alle lunghe, forse, se tento e tento di nuovo, ma... Vediamo. Ci spero. Attenzione. Vediamo l'animazione. È Vegeta. Me lo devi trasformare in Potara Vegeto Blu. Guarda. Oh! No, deve essere blu. Va bene, qua abbiamo Rida, abbiamo il Vegito, l'animation. Qui abbiamo il mondo. Partiamo. Oh, Black Int. Questo. Ability 1. Buono, ottimo. Perfetto, signori, perfetto. Nappa. Pelatone. Vattene, via, 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 via. Un altro. Luce la full ability, mi sa ormai, Ok. E mi sa che ormai forse è per blu. Comunque vabbè, vediamo un po' quali altri personaggi ci stanno. Vabbè, però mi sono gasata quando si è trasformata, quindi mi va benissimo. Oh, Black Int, tanta roba, Potrebbe essere per lui la Vegeta Animation, sicuramente. Però non è detto, magari un Cell selvatico potrebbe apparire. Perfect Cell. Aspettiamo. Androidi. Sto pescando androidi. Che poi sono androidi cazzati, cioè fanno schifo questi. Vabbè. C16. Oh, però l'ho pescato tutti, Bau bau, c'è il cane che porta fortuna. Bau bau. Un po'. Frost. Sa che questo era il nono personaggio, se non vado errato, vediamo un po'. E ultimo personaggio. Tidbu Tech AGL. E niente. Maggio ormai veramente non serve più a nulla. Però, ehi! Abbiamo finalmente l'ability per Black Int. E non è male. Anche io volevo Cell. Ed è tu, tutte che sì, si è trasformato, sì! Ma se si trasformava nel blu era sicuramente Cell, perché c'è soltanto un LR in questa multi, in questa batch, quindi era per forza Cell. O più di un Cell. Vabbè, ma noi non ci arrendiamo. Signori, andiamo con la penultima multi-summon, quindi terzo step delle scontate, dopodiché la gratuita stavolta tocca a te. Vediamo un po' comunque. Non mi dice assolutamente nulla questa animazione. Blaze Rainbow si trasforma, peccato. Se stava base a questo punto questo era meglio. Due. E stop. Vabbè, dai, allora, l'animazione faceva cagare, non serviva a nulla. Quindi mi sa che questa multi sarà shaftata. Vediamo comunque, dai, speriamo. Zamas. Peccato, cioè, sulla versione quella Jap, cioè, ci sono anche altri personaggi, non sono uguali le bacce. Perché sulla Jap più avanti, e appunto, ci sono altri personaggi, tipo Zamasu e Trunks, quelli bellini bellini. Qui! Non ci serve! R, schifo. Personaggio più accantonato di Dragon Ball. Cioè, due puntate morto. È arrivato. Cioè, il fratello del protagonista. Manco la fake. Ma trovando R, questa è la summon delle R, questa? Cos'è?
Oh, ora arrivano, arrivano. Carbura. R. Ma GSSR basta. Mannaggia, te potevi essere almeno tutta la gruppata all'orgia di Sally Junior. No, nemmeno. Peccato. Recum. GSSR, GSSR. Oh! Broly AGL, uno dei migliori personaggi che non ne ha neanche banner. Ecco. Ability 1. Ability 1, signori. Ed è anche full edge sto personaggione, eh. Uno dei migliori personaggi. Buono, dai, ci accontentiamo di Broly AGL. Ci accontentiamo di Broly AGL. Ultima, Summon da 0, quindi free. Chiara proverà a trovare Broly. Proverà a trovare Cell. Proverà a trovare chi c'è poi. No, basta. Questi, bastano questi. Ok, l'ability abbiamo fatte anche per Black. Quindi io penso questa batch Cell. I mini Cell, i mini me. E il Broly. Fa un triplet adesso. Ah, Ta 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 ta. sì, Così è a attimo. posto. Vai. Quella gratuita, ragazzi, ci deve per forza regala qualcosa. Ok, andiamo. E Proviamo. dai. Sono rimasti con 300 stone, quindi 150, 150, un altro giro. Tien, dov'è Yaotsu? Ame ame. Fonditi con Tien, fai l'animation con Tien. No, non ti garbati. Ti mangi, quindi. Terzo. Bellissimo. Terzo, Dai, God, 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 dai, 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 dai. God! Perché? Cosa c'entrava Che lui? ci incastra il maschio Cosa Super Saiyan lì? Vabbè, c'è? vabbè. Oh! No, ah, vabbè, ok. Un'altra SSR a caso. Cura a caso. Cura selvatico. Prossima, un'altra SSR, dai, va bene. No, mi sa che dopo queste. Cioè, che animazione era? Con Tia mi dai due SSR, tre con la GSSR, veramente? Voglio sempre Tia, in parte sono merda, però. Guldo! Terrebon. Ah, facciamo uscire la squadra di Freezer, visto che ci siamo. Emoni. Oh no, devi essere il fake out, accidenti. A parte non poteva essere perché non c'è banner, però. E niente. Golden Freezer AGL. Sì, è proprio lui. Malaccio ai tempi, sto Scusate, personaggio. c'è un aggiornamento. Si è trasformato. Non è diventato blu. Ho preso 3 SSR. Ora con Tien ho preso 3 SSR uguale. Scusa, cioè, non mi torna questa Il gioco cosa. è bugato a Cioè, livelli estremi. scusami, Sparita una cuffia. E niente, ragazzuoli. non mi torna. Voglio protestare. Siamo rimasti con 305 stone. Quindi, cosa vuol dire? Abbiamo praticamente due giri completi: uno su Gohan e uno su Cell. Quindi, ragazzi, prossimo video torneremo su Gohan. E niente. Vabbè, comunque, vabbè, ci Io comunque accontentiamo. protesto su questa E cosa. sicuramente protesteremo perché qui dovremo andare in piazza con i cartelli. Perché, ragazzi, no, abbiamo fatto de delle multe Scusa, assurde, sono bugate. trasformato è tutto 3 SSR. Qui c'era e si è mandato ugualmente 3 SSR. Tien. Ok, l'animation di Vegeta ci dà il banner. Però Tien ci dà 3 SSR completamente a Ha caspita. capito. Fanno schifo, per l'amor di Dio. Forse, vabbè, Golden Freezer era quello più accettabile. Ok, però vabbè, a questo punto, ragazzi, concludiamo anche questo secondo video. Nelle prossime torneremo su Gohan, quindi faremo un altro giro, 150 stone più gratuita su Gohan. E bella. Ciao a tutti!